رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. Il messaggero di Allah sallallahu alayhi wa sallam digiunò il Ramadan e ordinò alla sua nazione di digiunarlo. Allah subhanahu wa ta'ala dice nel Quran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O voi che credete, vi è stato prescritto il digiuno come è stato prescritto a coloro che vi hanno preceduto, affinché abbiate timore di Allah subhanahu wa ta'ala. Il messaggero di Allah sallallahu alayhi wa sallam era veloce nel rompere il suo digiuno al Maghreb, cioè al tramonto, e incoraggiava gli altri a fare la stessa cosa. Il messaggero di Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: La mia umma continuerà ad aderire al bene finché si affretterà a rompere il digiuno, intendendo dire che è meglio affrettare il digiuno appena si sente l'adhan. Il messaggero di Allah sallallahu alayhi wa sallam era solito ritardare il consumo dello spuntino prima del fajr, cioè as-suhur, e incoraggiava gli altri a fare lo stesso. Inoltre, era solito rompere il suo digiuno prima di pregare il Maghrib, rompendo così il digiuno con datteri freschi se ne aveva, datteri secchi se non c'erano datteri freschi, oppure con 3 sorsi d'acqua se non c'erano datteri secchi. Quando il messaggero di Dio, sallallahu alayhi wa sallam, interrompeva il suo digiuno, diceva: Mi ha lasciato la sete, le mie vene si sono dissetate e la ricompensa è assicurata se Dio vuole. Dhahaba adh-dhama' wa ibtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insha Allah, riferito da Abu Dawud. Dopo il Ramadan, sallallahu alayhi wa sallam, come dice Aisha, non ha mai smesso di digiunare nei giorni bianchi del mese lunare, cioè il 13, il 14 e il 15 di ogni mese, anche in viaggio. In effetti, il messaggero di Allah, sallallahu alayhi wa sallam, incoraggiava sempre gli altri a digiunare in questi giorni e indicò i benefici del digiuno di 6 giorni nel mese di Shawwal. Disse, sallallahu alayhi wa sallam, chi digiuna il Ramadan e poi lo segue con 6 giorni di digiuno a Shawwal, sarà come se avesse digiunato tutto l'anno. È come digiunare tutto l'anno, poiché una buona azione è considerata da Allah subhanahu wa ta'ala come 10 buone azioni. E il mese di Ramadan è quindi come 10 mesi, e 6 giorni di Shawwal sono quindi come 2 mesi. Inoltre, il messaggero di Allah, sallallahu alayhi wa sallam, era solito digiunare il lunedì e il giovedì di ogni settimana, come digiuni volontari, supererogatori. E quando gli è stato chiesto il perché digiunasse in questi giorni in particolare, ha risposto: le opere vengono presentate al Signore dei mondi in questi 2 giorni e mi piace che le mie opere siano presentate presso il Dio subhanahu wa ta'ala quando sono a digiuno. Sallallahu alayhi wa sallam. الروح وتاقت وبكت شوقا إليه.